parliamo di Sonus Faber Minima Amator. Diffusori da scaffale, qui li vediamo con i suoi stand originali. Diffusori a due vie, italiani, che diciamo, anzi, ricercatissime, e hanno fatto la storia di questa ditta, la Sonus Faber, insieme ad altre casse anche più prestigiose, comunque diciamo con casse alla portata della persona media, c'erano queste, oppure anche Concertino, sempre stessa dimensione, poi per passare a casse più importanti, arrivare alle Guarnieri e vi discorrendo su. Comunque, ebanisteria al massimo livello, tutte in noce, ok, con la finitura in pelle davanti. Sonus Faber ha fatto proprio scuola in questo senso. Ecco, qua monta un wooferino da 14 cm. Apro una parentesi, chiudo una parentesi, ne sto facendo andare solo una di casse, l'altra è quella lì, perché questa la devo muovere, ecco. Comunque, dicevo, un wooferino da 14 cm, no? Abbiamo un reflex dietro e la connessione B-wiring sempre dietro. Sono diffusori non difficili da pilotare, vanno bene anche con i valvolari, però è chiaro, se c'è, avendo un wooferino un po' piccolino, se c'è un ampio un po' caloroso che spinge un po', gli fa bene. Costavano 1.990.000 lire nel 1993-94 circa, quindi diciamo che il costo era abbastanza sostenuto. Come suonano? La prima cosa che mi viene da dire è che suonano da Sonus Faber, cioè molto mielose, molto pastose, morbide, casse che si possono ascoltare per dalla mattina alla sera senza nessun problema, e soprattutto casse che suonano bene, perché Serbrini, il progettista che ora ci ha lasciato, è veramente stato un gran progettista e ha fatto delle gran belle cose. Come vedete, questi anche di lato come sono belle. Qua i suoi supporti hanno due fori e sotto troviamo i due filettini per bloccarle bene, ok. I supporti sono belli pesanti, hanno una piastra sotto di almeno 8 mm e poi dopo i fiacchetti in legno dello stesso legno del diffusore. Ci sono le sue copertine, vedete qua, le copertine molto carine. Insomma, casse, qua ci siamo, ve le faccio vedere da vicino. Ecco, spero riusciate a guardare, a vedere anche voi che finitura che hanno. Guardate il supporto, come dicevo, l'alto spessore, perciò è bello pesante. E guardiamo anche da sopra e anche da dietro, il piccolo condotto reflex dietro e i connettori B-wiring. Sono due piccoli capolavori questi diffusori. Bene, come sempre un saluto da Davide di Audio Costruzioni.